Anche se i borghesi la vogliono chiamare donnina allegra, altro che allegria da faticare come una negra, compie percorrendo per un giorno intero la via consueta, molte miglia in più di quelle che fa un vero maratoneta. Fa tanta fatica che però il mestiere non le consente di mettere in mostra per non dissuadere qualche cliente, perché sia i clienti quanto il suo magnaccia son dell'avviso che lei debba avere ben stampato in faccia sempre un sorriso. E magari c'ha una scarpa troppo stretta col tacco a spillo, o magari l'ha già bella resa in fetta qualche bacillo, c'ha magari calli l'occhio di pernice, l'occhio pollino, ma deve ugualmente aver l'aria felice di un cherubino. Corre sempre il rischio che qualche messere a cui donarsi non sappia che l'acqua oltre che per bere serve a lavarsi. Quelli del mestiere non son certo ignari, anzi san bene quanta gente ignora le più elementari norme di igiene. Ciò che le dispiace più d'ogni altra cosa è veder come certa gente si dimostri un po' ritrosa a darle un nome. Chi la chiama una di quelle, chi la dice donna perduta, chi la chiama etero oppure meretrice o prostituta. La prostituzione, dice il buon borghese, che orrenda piaga, poi lui di soppiatto due o tre volte al mese va lì e la paga. È il curato che le chiede in confessione se non si pente, poi da lei pretende qualche prestazione gratuitamente. Ed il magistrato dopo che le irroga multe severe, poi subito dopo tolta via la toga cambia parere. Ed il poliziotto quando le consegna il foglio di via, prima che lei parta no, non ne disdegna la compagnia. Voi gente per bene che non conoscete i retroscena, non perseguitate e non deridete la Maddalena. Voi persone a modo, gente puritana, voi teste quadre, c'è mancato un pelo che questa puttana fosse proprio vostra madre.